Il super ecobonus del 110% è una grande opportunità, però nasconde al suo interno anche dei pericoli, e oggi vedremo quali. Se non l'hai ancora fatto però iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Il super ecobonus del 110% è effettivamente una grande opportunità, perché investendo poco, quindi con poca spesa, ottiene un grande risultato. Infatti ti puoi portare a casa un impianto in pompa di calore con un investimento veramente minimo. La fortuna è anche che la pompa di calore è un intervento trainante. Cosa significa? Significa che facendo una pompa di calore anche tutti gli altri interventi, che solitamente vanno al 65%, invece beneficiano del 110%. A questo puoi aggiungersi anche il fotovoltaico, quindi impianto fotovoltaico con batteria di accumulo e colonnina di ricarica, e tutto va al 110%. Tutto questo perché la pompa di calore risulta un intervento trainante. Tutto questo però racchiude all'interno delle insidie che nessuno ti racconta. Infatti, che tu faccia la detrazione fiscale, oppure la cessione del credito o sconto in fattura, comunque queste insidie ci sono. Ricapitolo un attimo la differenza tra detrazione fiscale e cessione del credito o sconto in fattura. Con la detrazione fiscale l'intervento, l'investimento lo fai tu in prima persona e poi porti in dichiarazione dei redditi tutto l'investimento che hai fatto in 5 anni. Quindi devi stare attento a controllare che hai abbastanza capienza IRPEF per poter portare in detrazione tutto l'investimento. Facciamo un esempio: investimento da 10.000 euro puoi portare in detrazione 11.000 euro in 5 anni. La cessione del credito invece o lo sconto in fattura sono due meccanismi simili ma un po' diversi poi nei dettagli. Permette invece di cedere il tuo credito a un ente terzo, a una figura terza, e quindi sarà lui a portare in detrazione il tuo credito. A questo punto però voglio soffermarmi su i due pericoli di cui nessuno parla. Il primo riguarda la regolarità catastale e urbanistica. Infatti l'intervento è ammissibile solo se non ci sono difformità. Cosa significa? Non ci devono essere abusi edilizi. Abusi edilizi non intendo una casa il doppio di quella che è stata catastata, ma un abuso edilizio può essere anche una tramezza costruita all'interno della tua casa, magari per separare due stanze, oppure un muro buttato giù nel tempo perché hai allargato la zona giorno e non è stato dichiarato in comune. Questa è una difformità urbanistica. Ecco, se l'Agenzia delle Entrate si accorge che hai fatto tutto l'intervento su un edificio in cui c'è una difformità, tu non avrai diritto al credito. Cosa succede però? Che magari la pratica all'inizio va a buon fine, cioè la pratica viene fatta e tutto procede. Tu non hai tirato fuori nemmeno un soldo e la pratica poi va all'Agenzia delle Entrate. Ma poi, tra 2-3 anni, l'Agenzia delle Entrate fa un controllo e verifica che c'è una difformità. A quel punto ti chiederà indietro tutti i soldi. Tutti i soldi che tu non avevi mai sborsato. E questo è un grosso problema, perché trovarti a pagare un enorme debito tra 2, 3, 5 anni non è sicuramente una cosa piacevole. L'altra insidia invece di cui pochi parlano è la congruità dei prezzi, ovvero dimostrare che i prezzi che sono stati previsti per il tuo progetto siano congrui. Congrui a cosa? Congrui a un prezziario DEI, che è un prezziario che vale su tutto il territorio nazionale, oppure al prezziario regionale. Ecco, attenzione, perché se l'azienda che ti sta fornendo il servizio dichiara dei prezzi sbagliati o dichiara dei prezzi gonfiati, in quel caso a rimetterci ci sarai solo tu. Infatti c'è una parte del decreto che dice esattamente: il recupero dell'importo di cui è il comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di quel comma 1. Lo traduco magari in parole un po' più semplici. Ai sensi del comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, cioè in caso di verifica risulterà magari che c'era una difformità urbanistica che nessuno aveva dichiarato prima, oppure c'erano i prezzi che non erano congrui perché qualcuno li ha gonfiati, l'Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni. Il comma 6 prevede che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Allora il mio consiglio qual è? Affidati a un'azienda locale che lavora nel tuo territorio, che già conosci e che ha una buona reputazione. Non affidarti al primo che passa. E poi non fidarti di quelli che ti dicono: guarda, questa è la soluzione, e poi affidati al tuo installatore di fiducia, perché
perché c'è bisogno di un grande coordinamento tra progettista, azienda, chi ti ha studiato la soluzione. Quindi non puoi affidarti un'azienda che poi sparisce e ti lascia in braghe di tela senza sapere da che parte muoverti. Spero con questo video di averti aiutato a capire un po' più a fondo quello che è l'ecobonus del 110% e a porre particolare attenzione su quelle piccole cose che possono fare un'enorme differenza per evitare contestazioni future.